Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz. Come di consueto, ben ritrovati alla rubrica Caffè Mercati e un saluto da Riccardo Zago. Andiamo subito a vedere il calendario economico. Oggi non ci sono molti dati, però insomma uno dobbiamo assolutamente citarlo. Eccolo lì nel pomeriggio in Canada, variazione nel livello di occupazione, ore 14:30. Andiamo sui grafici, partiamo da euro-dollaro, che sta scendendo e si sta avvicinando a 1,13, zona molto interessante dove valutare un acquisto, anche perché ormai il prezzo è in trend laterale all'interno di questo trading range, quindi che va da 1,13 a 1,15. Acquisterò qui euro-dollaro con uno stop molto stretto e comunque il target abbastanza ampio, perché il target è a 1,15 e lo stop, la chiusura dei prezzi, al di sotto di questo minimo qui, 1,12, e lo diciamo con precisione, 1,12,60. Quindi attendiamo, vediamo se scenderà ancora un po', mancano 30 pips. Andiamo a vedere USD CAD, perché qui il prezzo ha rotto con forza il livello di 1,3250, 1,3280 e quindi ho chiuso la mia posizione. Attenzione però, perché qui io continuo a vedere uno short, non volevo lasciare troppo spazio e quindi sono uscito, però valuterò nuove posizioni al ribasso una volta magari dopo che insomma avremmo avuto delle conferme che non sono ancora arrivate. Quindi io attendo ancora su SDCAD e al primo segnale mi posizionerò al ribasso, però per ora comunque sono flat. La zona di resistenza non ha funzionato nella giornata di ieri, il dollaro si è apprezzato veramente molto, un po' contro tutte le valute. Riprendiamo euro yen, siamo in posizione veramente da molto tempo, adesso il prezzo è sceso al di sotto del livello di 125, sta raggiungendo la zona dei 124, primo target interessante dove valuterò se portare a casa parte della posizione e mettere lo stop in pareggio, oppure mettere solamente lo stop in pareggio. Andiamo a vedere il DAX, perché il DAX si trova su una zona importantissima, è da giorni che stavo attendendo questo ritracciamento, si può provare quindi un long da questi livelli. Si può provare un long da questi livelli con uno stop molto stretto, perché abbiamo la chiusura dei prezzi al di sotto, del livello di 10.955, 10.960, che non è altro che il minimo del 18 di gennaio, quindi stop molto molto stretto. È il caso di operare con una bassissima esposizione, in quanto la volatilità sembra essere aumentata. Parliamo di EURCHF. Ieri ho fatto un articolo, analisi con Ichimoku. Sto attendendo il raggiungimento del livello di 1,1318 per posizionarmi al rialzo. Ricordiamoci anche che abbiamo un altro livello interessante qui in area 1,1341, qui si può anche frazionare l'entrata con una piccolissima posizione in area 1,1341 e il rimanente poi l'altro ordine lo si mette qui in area 1,1320. Target, allora i target, come ho detto nell'articolo, il primo target è questo qui, un attimo che vado a prendere, i massimi precedenti, quindi 1,1420, e poi si sale ancora come abbiamo visto ieri alla sessione di trading con Ichimoku. Chiudiamo il tutto con euro GBP, mi ero dimenticato addirittura di questa posizione, perché avevamo chiuso parte, ne avevamo chiusa metà e abbiamo lasciato correre. Il livello di 0,88 però non è stato superato al rialzo, da lì infatti ritracciamento, adesso siamo in area 0,8761, io mi aspetto un rialzo, un arrivo in area 0,88,75, però insomma qui abbiamo lo stop in pareggio, abbiamo già chiuso parte della posizione, quindi non dobbiamo preoccuparci per questo strumento. Io vi aspetto sul sito investire.biz e poi insomma ci vedremo lunedì 11 febbraio alle ore 18 con il consueto webinar del lunedì. Buona giornata e buon trading a tutti.